Comune di Perugia si è concentrato su un'area particolare, non è sicuramente un'area periferica, è un'area problematica della Perugia contemporanea, un'area a cavallo della stazione ferroviaria, dove da un lato c'è, diciamo, un centro direzionale importante come quello per esempio di Aldo Rozzi, la zona di Fontivegge, e sul retro c'è un ex quartiere operaio, poi diciamo oggetto di grandi trasformazioni degli anni Ottanta. Non è quindi una periferia tradizionalmente, come diciamo, si può definire tradizionalmente, ma un luogo difficile perché non è molto degradato dal punto di vista, diciamo, dell'immagine, se non, diciamo, in qualche contesto, ma che invece presenta soprattutto in alcune ore della giornata un degrado sociale importante. È diventata, diciamo, una delle zone più problematiche della città. Allora, l'occasione del bando sulle periferie è stata quella, diciamo, di comporre comunque un quadro che il Comune in qualche maniera in quell'area si è prefissato, diciamo, di attuare, riqualificare la parte fisica della città ed innescare, diciamo, dei meccanismi sia legati alle smart cities che legati, diciamo, alla rigenerazione, che nel tempo dovrebbero, diciamo, comporre un quadro per arrivare a rigenerare quel tessuto. È tutto sommato un buon vecchio programma urbano complesso, perché praticamente si compone di piccoli progetti fortemente integrati tra loro, che si andranno appunto ad assommare ai fondi per l'agenda urbana che il Comune ha acquisito nell'ambito del PORFESR, per coniugare appunto riqualificazione degli spazi fisici, miglioramento delle condizioni sociali della popolazione e le innovazioni legate alla Smart Cities. Il tema, diciamo, un po' questo, diciamo, quindi un mosaico che si compone, e il bando sulle periferie è stato uno dei pezzi della tessera che comunque necessiterebbe ancora di altre tessere.